sono Matteo. Sì, arrivo. Poco poco più avanti prendiamo il sole. Sì. Ah, eccoci, fermi qua. Sei il legale di Riccardo Sì, Vincelli. A sono difensore di fiducia. A Ponte Langorino Ponte siete Langorino, stati. sì. Che persona è Riccardo Vincelli? Mi sono fatto un'idea, sì, di un ragazzo che comunque ha fatto qualcosa di disumano, se ne sta rendendo conto, quindi di conseguenza è distrutto e devastato, insomma. Un percorso lungo, molto difficile, forse presto, ecco, per dire, insomma, che siamo sulla buona strada, ma che comunque è quantomeno consapevole che questa è il primo step, insomma. Siamo tutti scossi in zona perché è una cosa troppo grave, troppo. Ci chiediamo giorno per giorno, minuto per minuto, il perché e per come. Ci ragioniamo su, facciamo, discutiamo l'un con l'altro, ma come possono succedere quelle cose lì? Forse la colpa sarà anche un po' nostra. Mi metto nel panno dei suoi genitori, quelli che ci sono rimasti, quelli che non ci sono più, pazienza. Abbiamo tribolato, abbiamo patito anche la fame. Adesso vorremmo dare tutto ai nostri figli, anche troppo, e loro ne approfittano quando c'hanno tutto, no? E non c'hanno più niente da scoprire, vogliono scoprire qualcos'altro. Sì, perché in memoria del parroco che è morto a Molinelle. Un giorno mio padre torna a casa da scuola, mi ha detto: Fabio, te sei consapevole? Sai cosa significa la parola consapevole? Io l'ho guardato e gli ho detto sì, perché alla fine con lo sport che faccio so cosa vado a fare. E diciamo lì ha tirato un sospiro di sollievo, ecco. Ne avete parlato, mi sembrate una famiglia comunque che dove c'è un dialogo, già questo forse. È una buona cosa. Ma diciamo. Ne abbiamo parlato, sì, ne abbiamo parlato, però diciamo anch'io meno sento parlare di questa storia, meglio sto perché alla fine era un mio amico, anch'io ci sto male. Sì, la 100 euro. Prende tutti. Due minorenni che ammazzano due genitori, dico, ma dove andremo a finire oggi? In giù. L'altra sera arriva Eda con tutto il braccio. Un ragazzo che finisce le medie deve per forza fare altri 2 anni di scuola. Se io avevo Fabio all'età di 15 anni che veniva in campagna, che viene in campagna a darmi una mano, se mi arriva un controllo vengo denunciato per sfruttamento minorile. Voglio solo sapere com'è la situazione del Ponte Langorino adesso. Se chiedeva a me una roba del genere non la passava, cioè non andava come è andato adesso. Manipolatore no, però sapeva che Emanuele è abbastanza debole, che per i suoi amici avrebbe fatto tutto appunto, come ho detto. No, l'ho scattata io di nascosto, poi gliel'ho fatta vedere, gliel'ho mandata. Questo quanto tempo fa era? Un attimo. Buona serata. Guarda come faccio a vedere. 15 dicembre 2016. Esatto, 15 dicembre del 2016. Quindi è recente questa foto. Sì. Boh, noi andiamo. Abbastanza recente. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buonanotte. Arrivederci. Ciao. No, io lo garantisco che non è. Non è gay. Cioè, ci conosciamo da una vita. Sempre stati amici stretti. Lui veniva da me, io andavo sempre da lui. Penso che una certa confidenza. Io non lo so, nel senso che non è emerso né da parte sua né da parte di quello che ho potuto leggere, insomma, questa affermazione, questa dichiarazione mi sembra molto forte. Stiamo studiandola, nel senso che vedremo, se anche fosse,
cioè, l'azione è comunque atroce e non cambia nulla, ecco. Una persona così è una persona incapace di provare il sentimento dell'amore e quindi di conseguenza diventa una persona pericolosa, perché uno che non è capace di amare è capace di fare tutto il resto. Faccio fatica a vedere Riccardo un manipolatore. Bella vita ce l'aveva Riccardo, forse aveva, come posso dire, una situazione un po' più difficoltosa. Manuel, guardiamola dall'altra parte allora. Cioè, non guardiamo la bella vita di Riccardo. Riccardo forse aveva una vita più simile a quella della media degli italiani, ecco, magari, insomma. Faccio fatica a poter dire l'ha fatto per, insomma, io non faccio molta fatica, cioè, sinceramente, anzi, non comprendo, insomma. Perché non sta scritto da nessuna parte che uno debba diventare avvocato, ingegnere oppure astronauta. Uno può anche essere semplicemente un pescatore, un falegname, un fruttivendolo, un agricoltore. Ah, ho un figlio di 16 anni, sì. Per quello ti ho detto, era un ragazzo che a me piaceva molto, della compagnia, e ci sono rimasto malissimo, perché ti ho detto era uno degli ultimi che mi sarei aspettato una bravata. Si cambia, le compagnie possono influenzare, e da lì l'ho perso del tutto, l'ho perso perché li abbiamo proprio persi sti ragazzi.